La stella di Axum. Era il 1978. Vivevamo in una pensione alla Balduina, una zona conservatrice della città di Roma. Io, mio padre e soprattutto mia madre, con il suo velo islamico, eravamo considerati come extraterrestri. Ci guardavano tutti e ci indicavano con il dito, come si fa allo zoo con la gabbia del leone. Ero figlia di una coppia particolare. Un ex uomo politico che aveva partecipato alla storia del suo paese e di una donna che non ha mai ripudiato la sua cultura nomade. Ero frutto di un incontro tra diversi, tra un sedentario di una città di mare e una nomade delle savane orientali. Ricordo che in quella minuscola stanza di pensione alla Balduina c'erano un sacco di cose, tutte misteriosissime. Io ero attratta soprattutto dalle tre foto attaccate alla parete centrale. Un signore quasi bianco con il turbante, una signora nera con una faccia imponente e un foulard in testa e un giovane con giacca e cravatta dall'aria elegante. Erano mio nonno Omar, mia nonna Auralla, mio zio Osman. Tutti e tre ci avevano lasciato per un mondo migliore, si ribadiva. Omar Sheikh, mio nonno, era quasi bianco. È questo che mi ha colpito subito nelle foto che lo ritraggono. Io sono scura, ho i colori dell'equatore e ci ballo felice sull'architettura del mio colore africano. Quel biancore mi sconvolgeva un po', lo ammetto, non riuscivo ad associarlo a me. Certo, papà era meno scuro della mamma, ma il nonno era davvero tanto bianco, troppo bianco. Anche più degli arabi e degli italiani meridionali. Se nessuno mi avesse detto nulla di lui, lo avrei scambiato per un iraniano o per un portoghese colonizzatore. Mi sono sempre chiesta se nel mio sangue, oltre l'Africa, ci scorre anche quello dei portoghesi. Guardo ancora la foto di mio nonno. Il bianco della pelle metteva in crisi la costruzione che mi ero fatta della mia fiera identità africana. Nessuno è puro a questo mondo. Non siamo mai solo neri o solo bianchi. Siamo il frutto di un incontro o di uno scontro. Siamo crocevia, punti di passaggio, ponti. Siamo mobili. Non ero l'unica ad aver paura di quella pelle bianca. Anche la nonna ne aveva avuta. Si era rifiutata di sposarlo. Il loro fu un matrimonio combinato. Mia nonna era una donna scura del nord. Quando vide il colore della pelle di mio nonno, si spaventò da morire. Perché mi volete dare a questo straniero, a questo infedele? Dalla sua bocca escono suoni strani, quella che parla la lingua del diavolo. Naturalmente era l'italiano. Nonna, non si capacitava che un soma lo potesse avere la pelle così candida. Era sconvolta. La notte delle celebrazioni del matrimonio riuscì a sgattaiolare fuori e a scappare. Cercò rifugio da alcuni suoi parenti che vivevano al di fuori della giurisdizione italiana. Mio nonno disse: cambierò idea e allora me l'andrò a riprendere. Aveva pazienza. 2 anni dopo, quando anche quel territorio passò sotto la giurisdizione italiana, si presentò dai parenti che gli avevano dato rifugio. Sono venuto a prendermi la mia legittima consorte. La nonna lo guardò e gli disse: allora non parli solo la lingua del diavolo. Se è così, sarà la tua sposa.